dopo 20 anni in Abruzzo nasce una nuova rete per la cura dell'autismo. Certo, è una delibera programmatoria estremamente importante, perché l'Abruzzo può collocarsi in questo modo tra le prime 5-6 regioni italiane che hanno recepito la legge dello Stato, la 134, che chiede alle regioni una riorganizzazione della rete dei servizi per l'autismo. Noi siamo molto soddisfatti perché è stato un lavoro importante che è stato fatto, e in questo ringrazio pubblicamente le associazioni dei familiari per l'autismo, le associazioni Onlus, le fondazioni che da anni operano nella nostra regione, spesso con volontarismo. Ora invece a partire da oggi si può mettere a sistema tutta una rete articolata di servizi per le persone con disturbi dell'autismo di qualsiasi età, dall'infanzia sino all'età adulta, e quindi è un passaggio estremamente importante per la nostra regione. È migliorata la diagnosi e quindi ciò che prima era una malattia sconosciuta adesso invece è inquadrata sul piano di una diagnosi più sicura, più certa, più precisa. I numeri nella nostra regione, in base ad alcuni studi recenti, ci dicono di una prevalenza dello 0,74 per mille, e quindi di oltre 1000 bambini e adolescenti che possono avere bisogno di assistenza per questi disturbi.